Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Questo era un video che non avevo in programma di fare, infatti oggi è mercoledì e come sapete su questo canale carico nuovi video solitamente il giovedì e la domenica. Ma ci tenevo davvero a parlarvi di un'evoluzione che c'è stata in relazione al video che ho realizzato la scorsa domenica perché penso che sia doveroso. Io sono veramente felice di quello che è successo a seguito di quel video. Devo dire che ci speravo, ma non me l'aspettavo, una reazione come quello che ha avuto questa ragazza, quella TikToker che vi ho citato nel video passato. In quel video passato non vi avevo mai dato il nome perché so che anche se ogni volta che io smuovo una certa critica o faccio notare magari determinate dinamiche che vengono a svilupparsi a seguito di disinformazioni o comportamenti magari discutibili, so che spesso, per quanto io cerco di parlarne, prendere le questioni con le pinze, a volte ci sono degli utenti che purtroppo magari vanno a cercare quell'utente e vanno a scrivere cose negative sotto. So che il 99% di voi non lo fa, però c'è sempre quell'utente che a volte si comporta in questo modo e quindi non ho condiviso il suo nome in quel video perché appunto avevo smosso questa critica e magari c'era chi sarebbe andato poi a scrivere determinate cose e non era quello l'obiettivo del video. L'obiettivo del video era discutere in relazione alla disinformazione che era stata fatta in un determinato video TikTok per evitare che magari ci fossero delle persone che finissero per vedere il Giappone in un certo modo quando la realtà dei fatti è diversa. Quindi è per questo motivo che non vi ho detto il nome. In ogni caso, questa ragazza si chiama Aurora e devo dire che si è comportata veramente a modo nel suo messaggio di scuse. Allora, volevo chiarire una volta per tutte la questione del video disabili in Giappone che ha fatto abbastanza scalpore, diciamo. E io sinceramente non mi sarei mai detta che avrebbe raggiunto così tante persone quel video. Quindi, allora, io prima di riportare queste informazioni sui social, ovviamente mi ero informata e mi ero accertata con i miei amici, parenti, comunque con le persone che conosco che stanno in Giappone, se questa informazione effettivamente fosse corretta. Perché ovviamente sapevo che la mia esperienza di 2 anni là non sarebbe bastata per poter dare informazioni corrette. E letteralmente tutte le persone a cui avevo chiesto se questa cosa fosse vera mi avevano detto di sì, anche comunque le persone adulte, diciamo, che avendo più esperienza si può presumere siano più affidabili. E invece un sacco di persone mi hanno fatto dei video, non contro, però che smentivano ciò che ho detto, comunque dicevano che ciò che avevo detto era errato, le informazioni che avevo dato riguardo ai disabili in Giappone erano errate, sì. E allora io nemmeno io non so più a chi credere sinceramente, perché c'è gente che mi dice che è errato ciò che ho detto e c'è altra gente comunque che dice che è vero ciò che ho detto. Quindi in caso io abbia dato delle informazioni errate, mi scuso davvero tantissimo perché non era mia intenzione, veramente. La mia intenzione era solo di informare le persone, ma non di dare informazioni errate, anche perché non è che mi sveglio il mattino così e dico adesso vado su TikTok e do delle informazioni false alle persone. No, assolutamente no. Quindi, se le informazioni che ho dato, o almeno metà di quelle che ho dato, cioè riguardo al video disabili, erano false o errate, mi dispiace davvero tantissimo. Non posso giustificarmi in alcun modo perché ho sbagliato io. Forse avrei dovuto accertarmi meglio e ho sbagliato io. E niente, se ho sbagliato io devo ammettere le mie colpe senza girarci tanto attorno. E anzi ringrazio per quelle persone che mi hanno fatto aprire gli occhi, diciamo. E niente, sinceramente non voglio girarci tanto attorno. Avrei molte più cose da dire, però cerco di essere più chiara, il più sintetica possibile perché per non creare altro scalpore, ecco. Quindi niente, per questo video sui disabili in Giappone mi dispiace per tutto, ma davvero tantissimo, non so proprio come dirlo. E quindi basta. No hate, solo love, per cortesia, per favore. Quindi io continuerò con i miei aneddoti, comunque, perché queste sono cose ovviamente incontestabili, dato che sono cose che sono successe a me. E riguardo invece informazioni sul Giappone, racconterò solo cose su cui sono al 200% certa, cose che ho vissuto io sulla mia pelle. E niente, mi dispiace tantissimo, ancora veramente tantissimo. E sinceramente non mi sarei veramente mai aspettata che questo video facesse così tanto scalpore e raggiungesse così tante persone. E sono felice anche Sebastiano Serafini, mi pare, non mi ricordo, che abbia fatto quel video che mi ha spiegato tutto molto molto bene. E niente, basta solo questo, quindi mi dispiace ancora. E basta.
mi ha fatto quasi commuovere perché non è da tutti, magari a volte faccio fatica pure io, accettare delle critiche e riuscire ad anche imparare da queste. Devo dire che non è da tutti e secondo me il modo in cui ha reagito è stato veramente quello che ci si aspetta da una persona probabilmente giapponese. Ovviamente non tutti i giapponesi sono così e non è che nessun italiano avrebbe reagito in quel modo, però io devo dire che appena ho visto questo video, la prima cosa che ho pensato è detto: è davvero giapponese. Ovviamente qua si sta generalizzando, non vorrei mai cadere in stereotipi, però io vi avevo fatto anche un video, se vi ricordate, di come i giapponesi tendono a scusarsi e vi avevo fatto vedere proprio le differenze tra magari il modo che aveva di scusarsi Logan Paul, e si è scusato in un modo abbastanza discutibile, e le scuse che invece ha fatto Osaka Naomi in seguito a una vittoria. Vi lascio magari un pezzo di quel video per rinfrescarvi la memoria. Io credo che la differenza maggiore tra chiedere le scuse in Italia e chiedere delle scuse in Giappone sia che chiedere delle scuse in Giappone non lo si fa soltanto per ammettere le proprie colpe e prendersi la responsabilità. Non è assolutamente l'unico punto. Infatti, molto spesso in Giappone ci si scusa per molti altri motivi. Lo si fa per mostrare gentilezza, modestia e anche per abbassare il livello di incazzamento magari dell'altra persona. Non lo so, mi ha fatto veramente piacere vedere questa sua reazione e posso solo esserne contento di ciò perché io in tutto il mio video le ho sempre augurato il meglio e appunto la mia era una critica volta proprio alla disinformazione, non a lei come persona, e so però che quando si smuovono determinate critiche o si fanno i cazziatoni, se vogliamo usare un termine un po' così, spesso molti creator soprattutto la prendono molto sul personale, quando il mio non era assolutamente un attacco personale, e però in passato, per chi mi segue, si ricorderà magari quello che era successo con un altro creator e come abbia reagito male a una critica più che lecita. Quindi veramente, io devo dire che ha dimostrato maturità, le ha fatto onore. Io in tutta questa questione avevo un pochino intravisto magari quello che poteva essere successo, infatti anche nei commenti io ho comunque preso in considerazione il fatto che comunque molto probabilmente questa ragazza, come lei stessa dice nel video, non si sarebbe mai aspettata di andare probabilmente così virale, cioè quel video ha fatto 600.000 visite e soprattutto magari ha detto che ha chiesto a parenti, amici giapponesi anche molto più grandi di lei che magari le hanno detto una cosa, però sapete, non so se sapete quelle storie dei pesci che magari, non lo so, un pescatore dice ho preso un pesce così e poi lo riporta un'altra persona e la ingigantisce, cioè, quindi secondo me questo è quello che è successo perché nel suo video c'era un mix di verità e disinformazione che hanno finito per passare come disinformazione totale, ma sono felice che abbia riconosciuto questo fatto e che abbia imparato. L'ho anche seguita su Instagram e sono proprio curioso di vedere adesso qua i suoi progressi da qui in poi. E anche non solo io ho avuto questa reazione positiva, anche l'ho fatto vedere questo video a Eriko e anche a Miyako, che lei l'aveva già visto probabilmente di suo, visto che lei fa TikTok, e siamo stati tutti veramente felici di questa reazione perché insomma so che magari in Giappone ci se lo aspetterebbe, però in Italia è una di quelle cose che magari non è sempre così scontata. Io, come ho detto nel video, che devo dire che ho fatto un video l'anno scorso che non è mai invecchiato meglio, secondo me lo scusarsi non è un simbolo di debolezza come spesso viene visto in Italia, ma anzi è un segno di forza. E secondo me, con questo video Aurora ha proprio dimostrato la volontà di volersi impegnare a migliorare e soprattutto l'aver riconosciuto questa cosa. Io devo dire che non posso che esserne più felice perché tante volte a me è capitato di fare dei video per diffondere delle informazioni, eccetera, eccetera, e sono stati recepiti magari proprio dalla persona che più mi interessava male. In questo caso, il vedere come siano stati recepiti bene, vi assicuro che mi ha fatto commuovere e quindi sono davvero contento. Vabbè, adesso come vi dico, mi sono iscritto anch'io su TikTok, anche se il problema è che facendo video in italiano, essendo in Giappone, vengono raccomandati solo a iper-te giapponesi, quindi mi devo un po' organizzare per capire come fare a fare TikTok anche stando in Giappone. In ogni caso, chi mi volesse seguire su TikTok, siamo in 50, veramente pochissimi, può andarla a fare sotto il nome Sebastiano Ashcore Serafini, chi volesse, ecco. E per il resto, mi raccomando, spero
spero che da questa cosa abbiate imparato anche voi a leggere l'aria e kukyoyomu, e spero che questo video e questo comportamento possa servire anche a qualcuno di voi in futuro. Boh, spero che possa essere di lezione, perché secondo me veramente da un comportamento del genere si possono imparare tante cose. Io spero di vedervi domani e al prossimo video True Crime. Ciao! Hiroi yumi mo koe kimi made soifai.